subito aggressioni fisiche lei? Sì, qualche anno fa, nel 2015. E un parente mi aggredì senza sapere chi fossi, senza sapere che cosa stavo facendo, solo perché ero di guardia. Ho avuto anche un processo, e come al solito la giustizia anche italiana ha un percorso molto lento che non ripaga di nulla. Quindi io mi sono tenuto i miei pugni e è finito così. Vivi con una specie di fastidio, chiamiamolo così, una sensazione di, così, di malessere. Non è tanto il dolore, il fastidio, perché quello passa. L'amarezza che uno sta lavorando in un pomeriggio di guardia e naturalmente da solo, senza nessun ausilio, aiuto, senza nessuna copertura, senza nessuna garanzia, e quindi alla fine succede questo. Ma io che sto qui in ospedale da tanto tempo, perché ormai i capelli bianchi ne ho viste tante.